Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast. Qui con voi oggi c'è Lorenzo Brigatti, io spero che ormai mi conosciate, e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo. Eccoci qua, ben trovato Lore, era da parecchio che insomma non facevamo un podcast insieme, adesso ci siamo ritrovati nonostante il periodo non proprio florido, ecco, se così si può Per me dire, il 4 particolarmente. marzo. E insomma, è un po' così, però dai, andiamo avanti, si cerca di andare avanti nonostante tutto. Sì, c'era un po'. Ogni tanto si diceva che i millennials, quelli della nostra età, erano un po' una generazione di mammolette perché non erano cresciuti con guerre mondiali, non avevano affrontato niente. Negli ultimi 3 anni, Ecco, tra pandemie e guerra fuori insomma, dall'Europa, non ci stiamo facendo mancare niente. Quindi è vera sta cosa, vedi? magari un giorno saremo la grande generazione, andremo a dire ai nostri nipoti: ma cosa ne capisci tu che quando c'era la guerra in Russia io c'ero? Mamma mia, Però, incredibile. sì. Per il podcast di oggi, però, abbiamo deciso di deviare un po' da questo argomento che immagino sia un po' dappertutto anche in Italia. Ho visto copertura continua, forse anche eccessiva da un punto di vista mediatico, martellante su giornali, telegiornali e quant'altro. E abbiamo voluto tenere un approccio un po' più sempreverde perché siamo andati a parlare, andremo a parlare anzi, di uno dei più grandi investitori di sempre, Warren Buffett. Ha recentemente rilasciato la sua ultima lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway, la società di cui è CEO, e che abbiamo analizzato in un podcast precedente. In questo podcast andremo a vedere la filosofia di Warren Buffett e cosa un investitore normale, quindi non un marziano come lui, può imparare da uno dei più grandi della storia. Sì. Magari prima definiamo un attimo cosa vuol dire più grandi della storia, perché è un nome che vuol dire tutto e niente, magari poi nell'era di oggi tutti si ritengono un po' degli eccellenti investitori, soprattutto negli ultimi 10 anni di mercato rialzista. Ecco, diciamo che per arrivare a livello di Buffett, dal 1964 al 2021, quindi stiamo parlando di 60 anni di investimento quasi. Il rendimento portato a casa da Berkshire Hathaway e quindi dalle scelte di investimento di Buffett è stato un più 3.641.613%. Credo che Numeri che l'abbia fanno girare la abbattuto, testa, direbbe l'ingegneria. l'inflazione, Lore, dai, Beh, sì, dai. direi di sì. Ha battuto l'inflazione venezuelana, probabilmente. Sì, probabilmente sì, esatto. Pazzesco, è una roba fuori da ogni logica, sì, assurdo. Per darvi un'idea, lo Standard & Poor's, che è un po' l'indice americano che viene utilizzato sempre in tutte le proiezioni, viene detto investite in quello, in un indice ben diversificato mondiale, che è quello il modo di investire, nello stesso periodo ha reso solo il 30.000%. Oddio, io prenderei anche un più 30.000%, onestamente, riconoscendo di non essere Warren Buffett, però giusto per darvi un po' gli ordini di grandezza di quello che è riuscito a fare Buffett nella sua carriera. Un talento eccezionale. E ho voluto usare il termine talento perché la realtà è che tanti sono stati scritti fiumi e fiumi di inchiostro su come investire come Warren Buffett. Ma la realtà è che non si può investire come Warren Buffett se non si è Warren Buffett. Ci sono tutta una serie di condizioni che hanno reso Warren Buffett il migliore investitore di tutti i tempi. Ad esempio, aveva un talento eccezionale nel rielaborare ed assimilare le informazioni, che magari hanno anche tante persone che ne so, memorizzano statistiche di calcio, baseball o altre situazioni di questo tipo, però questo talento non era unito alla sua passione sfrenata per il mondo del business, capire come funziona un business, come si fanno a fare i soldi, quali tutte queste, diciamo così, dinamiche che soprattutto in Italia ho sempre visto come trattate un po' in modo, diciamo così, cose di seconda mano, un po' demonizzate, no? Non sta bene imparare come si fanno i soldi. Mentre in America, una cultura più liberale, questo è stato già più. È stato già più accettato e Warren Buffett è stato anzi incoraggiato ed è riuscito quindi a unire questi due talenti e diventare l'investitore di talento che poi è stato.
Poi, per carità, se volessimo scrivere un vero libro su investite come Warren Buffett, già l'incipit sarebbe: beh, mettete i vostri soldi da qualche parte per 60-70 anni, non toccateli, e poi ci rivediamo e vediamo quanti soldi avete fatto. Però è un libro che non venderebbe tante copie, probabilmente. Sì, questo aspetto qui dell'investire come Warren Buffett, vabbè, ma tanto cosa vuoi che sia? Copio il portafoglio di Buffett e siamo a posto. È una roba che lascia il tempo che trova, ma è una menzogna di fatto, perché investire come Warren Buffett vorrebbe dire che non è che copi, anche se dovessi copiare il suo portafoglio per un anno, dovresti copiarlo praticamente per i prossimi 50 anni, al netto che poi sarà ancora vivo. Quindi è una roba impossibile da fare, perché come dici tu, come tu adesso, è un modello irreplicabile, è un modello che, diciamo, Buffett ha avuto questo rendimento sia al 90% per le sue grandissime capacità, ma anche per, diciamo, un contorno di ambiente, di nazione dove è nato, adesso comunque la vediamo. Quindi una roba che non, io credo che non sarà più replicabile nella storia, avete capito? Quindi è un po' come il modello Musk, è un po' come il modello Elon Musk. Dicono, vabbè, ma vedi, io... Anche quella roba lì, è la stessa cosa, cioè uno come Musk, io credo che nella mondo, almeno fino a quando noi vivremo, non lo vedremo più, perché Musk è uno che ha rischiato N volte di fallire facendo all-in in ogni suo progetto, e oggi è l'uomo più ricco del mondo, capito? Però di uno che ha fatto così ce ne sono decine di migliaia che poi sono falliti. Quindi quello che ci dobbiamo portare a casa non è tanto effettivamente copiare il portafoglio di quello o di quell'altro, ma piuttosto gli insegnamenti che questi grandi investitori, che grandi imprenditori, diciamo, ci danno. È uno di questi grandi insegnamenti di Buffett, che tra l'altro si lega perfettamente a quello che sta succedendo adesso, è che quello che impariamo dalla storia è che che nessuno impara dalla storia. Visti i tempi di guerra, che credo non... Noi speriamo che effettivamente si possano placare, ma sai, quando vengono create queste fratture, poi è difficile che si vadano a spegnere così nell'immediato. E questo, vedi, la storia, nonostante, vedi, un tempo di prosperità assurdo che poi ci ha portato alla situazione di oggi, l'essere umano cade sempre in queste... L'avidità, la sete di potere, l'avidità nel senso sbagliato del termine, purtroppo porta sempre a queste esagerazioni, capito? A questi eccessi, però... Probabilmente comunque... noi in Europa ci eravamo un po' dimenticati di questo tipo di dimensioni, che in altre parti del mondo guerra e situazioni di questo tipo invece sono molto molto più comuni, purtroppo, nel senso, però certo. Ci interessa, è veramente una situazione difficile. È una situazione molto difficile, ci interessa allora perché è chiaramente quasi sotto casa. Tu poi, vabbè, sei in Polonia, quindi si può dire quasi così, e quindi ci interessa per questo motivo. C'è anche, lasciami dire, che c'è anche un po' di ipocrisia da questo punto di vista da parte dell'Occidente, perché effettivamente finché queste cose ci sono a 5-6 mila chilometri di distanza, nessuno poi se ne rende conto, e diciamo, non è un problema se tanto muore gente a 6 mila chilometri di distanza. Nel momento in cui succede sotto a casa tua, allora a quel punto... è una problematica. Questo aspetto che c'è in questo momento, che io sento, cioè si sente che c'è questa specie di pessimismo, è importante che non ci faccia deragliare. Adesso comunque lo vediamo da questa cosa qui, perché sento molte persone che si stanno preoccupando, è una roba che non sai come si gestisce in borsa, diciamo, si stanno vedendo variazioni percentuali importanti, uno potrebbe essere preso dal panico e magari sviare dal proprio piano di investimento. In questo podcast cerchiamo di capire perché uno non deve, nonostante la difficoltà, non lo mettiamo in dubbio, non deve sviare, deve attaccarsi all'albero maestro come faceva Ulisse per non cedere al canto delle sirene. Ecco, se vogliamo fare questo. Questo siamo lì per abbiamo rilasciato un aggiornamento per i nostri clienti Plannix. Mi auguro che sia rilasciato nel momento in cui questo podcast andrà in registrazione. Comunque è già tutto pronto. Sul come comportarsi quando ci sono discese di mercato, ma la realtà è che per quanto riguarda le guerre, i mercati finanziari sono un po' sociopatici, non è necessariamente detto che vadano a scendere solo perché c'è una guerra in corso. Infatti Buffett stesso, per tornare un po' al tema di questo podcast, ha sempre detto che prevedere il mercato o in che direzione si andrà a finire è veramente difficile. Lui dice di non averlo mai fatto in 60-70 anni di carriera, ma di essersi semplicemente concentrato solo sulla qualità dei business che andava a comprare.
una delle lezioni più importanti da portare a casa da Warren Buffett, che è applicabile anche per un investitore non talentuoso come lui, è ricordarsi che le azioni sono pezzi di business che quindi non sono dei numeri che si vedono su un computer, ma semplicemente sono delle parti di business che producono utili, che assumono persone, che hanno dei flussi di cassa. Questa è probabilmente la via più percorribile per un piccolo investitore, perché anche se vuol fare qualche speculazione un po' si ricorda di questo tipo di dinamiche, ma a maggior ragione in periodi come questo, se magari anche comprato ETF ben diversificati, può dire ok, non è che perché siccome c'è la guerra domani mattina tutte le industrie di tutto il mondo vengono rase al suolo, nessuno compra più pomodori, nessuno compra più nulla. Ci sarà sempre una qualche forma di business che funziona anche durante i periodi di guerra, e possedere degli indici ben diversificati vuol dire che questi indici durante i periodi di guerra si evolvono per riflettere le nuove società che hanno più o meno importanza. Quindi, per paradosso, lato guerra, la preoccupazione principale deve essere più il lato umanitario o personale, se si hanno affetti in pericolo, ma lato investimenti i rischi sono veramente minimi, a meno che non si sia ben diversificati, si sia troppo concentrati su una nazione sola, e poi la guerra scoppia esattamente in quella nazione, come stanno scoprendo adesso tanti oligarchi russi, piuttosto che persone che avevano delle partecipazioni in società russe, che poi o sono state tolte, non sono più quotate sui mercati europei o americani, o sono sul mercato di Mosca che è stato chiuso. Quindi in questa situazione è molto difficile per un investitore riavere i suoi soldi. Però se invece uno non sapesse quello che sta succedendo in questo momento e vedesse semplicemente il controvalore dei suoi portafogli, se ha dei prodotti ben diversificati, vedrebbe probabilmente una leggera perdita, ma nulla che lo porti a pensare che c'è in corso una guerra al di fuori delle porte dell'Europa. Ultima chiosa su Buffett. È interessante come... cioè, dire 60 anni dopo non ha senso, perché Buffett è ancora attivo, è ancora un investitore, però la filosofia di Buffett è molto conosciuta e nessuno è riuscito a replicare il suo successo con quel metodo. Uno degli investitori più di successo di tutti i tempi, che potrebbe finire con il contendere questa corona a Warren Buffett, è Simmons, Jim Simmons, di un fondo che si chiama Renaissance Technology, l'abbiamo visto in un altro podcast assieme a Lorenzo Volpi. Ma il suo modo di investire è totalmente differente rispetto a quello di Buffett, non ci si avvicina neanche per sbaglio. Il modo di investire di Simmons non è considerare le azioni come parte di business, è basato su modelli matematici super sofisticati, e anche qui di Buffett ce n'è uno solo, di Simmons probabilmente ce n'è uno solo. Chi lo sa quale sarà il metodo del prossimo super investitore di successo? È estremamente probabile però che non sia uno dei metodi già conosciuti, perché essendo già conosciuti questi metodi vengono utilizzati da sempre più persone sul mercato e rendono questi metodi inefficaci. Per questo anche tentare di battere il mercato, fare meglio di questo, quell'ETF è così difficile. Gli ETF ad un certo punto inglobano lo sforzo di tutte queste menti geniali. Mentre invece portare a casa un rendimento da questo tipo di situazioni è sempre più difficile. Poi non lo so se tu conosci magari il nuovo Buffett, Paolo. C'è qualche nome che... Ad oggi no, effettivamente. Sì, questo discorso che hai appena fatto è molto importante. Mi vorrei soffermare soprattutto sull'aspetto crescita nel lungo periodo, comunque puntare sulla prosperità nel lungo periodo, e che le cose nel tempo vadano sempre meglio, nonostante ci siano dei... ci possono essere dei periodi di stop di questo tipo, guerre, pandemie, compagnia cantante. Sì, su questo discorso è un discorso molto di primaria importanza, credo, perché uno poi quando compra costruisce un bel portafoglio, un portafoglio di ETF ben diversificati, punta proprio questo a cercare nel tempo, è come se i picchi di volatilità dovuti a queste cose che succedono, nel tempo poi si... riassorbano in qualche modo, e che magari in una scala di 10-15 anni tu magari nel grafico non vedi il crollo dovuto alla pandemia del 2020 o la guerra del 2022, non la vedi questa cosa qui.
È necessario che l'investitore, appunto, adotti questo tipo di atteggiamento, che non è ottimista, è razionalmente. Io oggi ho scritto un post su Wikileaks dove ho tirato fuori il concetto di razionalmente ottimista, che poi mi rimanda a una frase che di Buffett, che è famosa, credo di sì. Rational Optimist, Matt Ridley, mi pare. Questo non lo conosco. Factfulness, dove racconta un po' tutte le ragioni per essere ottimisti, non in modo, diciamo così, tanto per essere ottimisti, ma in modo razionale, basandosi su dati e fatti. Esatto, sì, è praticamente una via di mezzo, nel senso che l'investitore, perché dico razionalmente ottimista? Perché ci vuole sempre, come in ogni cosa, bisogna trovare il punto di equilibrio. Il non ti preoccupare dell'ottimista, non ti preoccupare, va tutto bene, è l'opposto del può andare solo peggio, guarda che qui è brutta, è finito il mondo del pessimista. Non si può, si deve trovare un equilibrio tra questo. Su questo aspetto mi viene in mente una frase di Buffett quando, a proposito della prosperità del mondo, è che magari la situazione di oggi, per quanto sia brutta, attenzione, può porre le basi per qualcosa di migliore domani, perché forse l'uomo questa volta impara. E lui disse una frase un giorno, che una volta che mi colpì molto, e disse: oggi qualcuno è seduto all'ombra perché tanto tempo fa qualcun altro ha piantato un albero. Questo è una cosa molto importante. Magari quell'albero è stato piantato dopo che c'è stato un incendio devastante nella foresta. Questo è il discorso. Quindi oggi magari c'è questa fase di enorme cambiamento sociale, culturale, economico. Non si sa qui come andrà a finire, però magari quello che noi faremo oggi, anche con tutti gli errori che faremo probabilmente, porterà a una nuova fase, a una nuova fase di recupero e di prosperità nei prossimi anni. Infatti, il concetto di razionalmente ottimista, io come l'ho spiegato? L'ho spiegato dicendo che essere ragionevolmente ottimisti non significa che appunto pensare andrà tutto bene, sempre a gonfie vele, non ci sono problemi, ma essere al contempo convinti che le probabilità, attenzione, probabilità non è che è una certezza, di raggiungere un buon risultato a livello di investimenti, siano in nostro favore nel corso del tempo. Anche se, appunto, nel frattempo, come stiamo vedendo adesso, possiamo incontrare degli ostacoli, anche grandi, lungo la strada. Quindi questa è una cosa. A livello probabilistico, nell'arco di 20 anni, finora non è mai capitato che un investimento in azioni, dove azioni, ovviamente, indice azionario ben diversificato, desse un risultato negativo, che già quello è un risultato incredibile. Non è garanzia che, siccome non è mai successo su periodi di tempo di 20 anni differenti, non succederà mai. Però è già un modo importante per dire, ok, se si sta parlando di investire in una situazione molto tesa, ricordiamoci quelli che sono i numeri, e di situazioni tese negli ultimi 150 anni ce ne sono state. 2 guerre mondiali, giusto per dirne 2. Non spaventate guerre mondiali dove la gente purtroppo si è scannata, è morta, è stato un disastro. E di nuovo, anche per riprendere quello che diceva Paolo, ci sono state delle innovazioni tecnologiche che hanno avuto il là durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi viene in mente il sonar, o era il microonde. C'erano delle applicazioni civili a tecnologia militare, tra cui anche internet, da certi punti di vista, era nata come una forma di tecnologia militare che poi è stata sviluppata ad uso civile. Quindi anche qui è un po' veramente difficile, perché molto spesso quando si pensa al lato militare, guerre, si pensa solo al lato barbarico, che c'è di innegabile, che effettivamente è andare ad eliminare degli avversari, uccidendoli, togliendo la vita. Personalmente lo trovo disgustoso, ma è anche vero che da un lato tecnologico un certo tipo di innovazioni sono nate durante periodi di guerra. Una magari delle più impensate, una che mi viene in mente, che uno non direbbe mai neanche sotto tortura che è stata causata dalla guerra, è l'invenzione della Nutella. La Nutella, che oggi è una delle creme più amate nel mondo, è nata durante la Seconda Guerra Mondiale, quando mancava il cacao in Italia, e quindi si è dovuta trovare una nuova pasta di nocciole, trovare un nuovo sapore. E poi si è partiti da lì e la Nutella è diventata un fenomeno mondiale. Cioè, attenzione, non è che la Nutella giustifica la Seconda Guerra Mondiale, ci mancherebbe. Però è proprio una di quelle occasioni in cui nei periodi di necessità si è obbligati a aguzzare l'ingegno, e nel veramente lungo periodo si può finire con delle innovazioni, una qualità di vita superiore.
prezzo da pagare comunque altissimo e personalmente preferirei non pagarlo. Però cerchiamo di vedere magari anche un po' il lato positivo di questo tipo di situazioni. Sono successe dinamiche simili anche con il Covid, ad esempio. Il trend come il lavoro da casa, come la digitalizzazione o il poter avere firme digitali, che effettivamente riducono di molto i tempi per fare business, permettono attività che prima non erano possibili, si sono definitivamente affermate durante una pandemia. Io mi auguro di non vedere più una pandemia in vita mia una volta che questa è finita, però è innegabile che abbia accelerato un certo tipo di trend. Quindi sì, vedremo un po' questo tipo di situazione adesso, quali trend andrà a far accelerare. Sì, allora, esatto, nella storia è sempre stato così. Poi è chiaro che ci sono dei settori che vengono sconvolti, ma non per quello poi bisogna fermare l'innovazione, come nel 1900 o i primi anni del Novecento, quando si è passati dal cavallo come mezzo di trasporto all'auto. Ho capito che lì c'era una lobby... La lobby dei cavalli di carrozze, cavalli, cosa fanno adesso? Immagino che si saranno incavolati come bestie, ma cos'è quella roba lì? Ho capito, però dopo è quello sempre il discorso. Quindi tutte le innovazioni, poi ripeto, lì il problema è sempre l'uso che se ne fa, è sempre l'uso di quella roba lì, perché allora è come non citare, ad esempio, il progetto Manhattan che poi ha portato alla creazione della bomba atomica. Sappiamo nella storia che cosa ci hanno fatto con le bombe atomiche e che cosa potrebbe succedere oggi se noi accedessimo purtroppo al pulsante rosso, però dall'altra magari usarla dal senso giusto, nel senso buono, potrebbe fornire enormi quantità di energia che magari potrebbe risolvere il nostro problema energetico, che oggi sapete che c'è il problema dell'indipendenza energetica, poi con tutto sto casino che è esploso. Quindi vedete, qui il problema è sempre l'uso. Io infatti non condanno... Molti critici pensano che con la tecnologia appunto demandiamo troppo le nostre vite alle macchine, al software, e allora, capito, l'uomo è sempre più alienato da questo processo. Ma ripeto, è sempre l'uso che ne facciamo. Purtroppo non sempre l'uso che facciamo della tecnologia e delle cose che ci arrivano, vengono usate in modo... L'uso viene usato in modo corretto, ecco, questo è sicuramente un ragionamento da fare, però comunque si spera sempre che si trovi il buon senso, ecco, come si dice, dai. E volevo puntare su un aspetto, Lore, su questa condizione, perché sai che Buffett ogni anno fa la sua lettera agli azionisti, cioè, quest'anno è stato poi, scrivevimi, ho letto che appunto è stata particolarmente corta, record negativo, purtroppo. Interessante, vogliamo parlare di questo aspetto, perché comunque anche se è stata corta, comunque qualche spunto interessante mi sembra che ci sia, quindi... Assolutamente, diciamo che prima di parlare della lettera dell'ultimo anno, diciamo che le lettere di Buffett e i suoi azionisti in generale sono una sorta di mini capolavoro, sono un corso di business vero, che è veramente bello da leggere. Non so se ci sia disponibile un qualche libro in italiano che le abbia tradotte per poterle leggere. Per chi massica un po' di inglese, però, può andare sul sito di Berkshire Hathaway. È molto anni 90, proprio un sito... Se voi guardate questo sito, non pensereste mai che è il sito di una delle società più potenti del mondo, o comunque economicamente più grandi. Fa quasi tenerezza, una di quelle situazioni, il mio falegname con 30.000 lire li fa meglio. Però le lettere sono piene di spunti molto interessanti, specialmente magari per chi nel suo portafoglio un po' più speculativo vuole provare a emulare Buffett. Sconsigliato, però nel portafoglio speculativo la regola è un po' vale tutto, cioè basta che non bruciate i soldi in roba veramente assurda. Lì si trovano molti spunti interessanti, ed uno dei più ricorrenti è stato in 40 anni di lettere uno di quelli che è continuato ad emergere. Ed è emerso tanto anche negli ultimi 2-3 anni, l'ha ripetuto costantemente Buffett, è il vantaggio competitivo che ha avuto nel nascere in America. Lui lo chiama vincere la lotteria delle ovaie, è un nome un po' l'ovaria lottery, lotteria delle nascite, se vogliamo dare un nome un po' più bello in italiano. Lui molto semplicemente dice: se io fossi nato in un qualsiasi altro paese del mondo dove mancava un sistema di infrastrutture che permettesse di fare aziende in modo tranquillo, un sistema che
valorizzasse le mie capacità di allocare i capitali. Perché lui diceva, fossi nato in un posto sperduto in Africa 50-60 anni fa, dove non c'era neanche la corrente, la mia capacità di allocare capitali non sarebbe servita a nulla. Ed è una capacità che lui aveva magari fin dall'inizio, o perlomeno l'istinto a svilupparla, e poi l'ha sviluppata fino a farlo diventare un talento mondiale. E lui parla tanto di vantaggio americano, infatti nelle lettere degli altri anni io leggevo e pensavo, boh, magari un po' troppo patriottico, comunque a lui piace molto, a Warren Buffett piace molto avere rapporti buoni con le persone. Non ricordo una persona di cui Warren Buffett abbia avuto una cattiva opinione in pubblico, perlomeno. Un po' un paraculo, se vogliamo usare una parola, tanto siamo un podcast explicit content, quindi va bene così. Lui è sempre una persona che vuole andare d'accordo con tutti, non ha mai detto una parola fuori posto con nessuno. Io mi immaginavo che il suo patriottismo verso l'America fosse un po' un corollario di questa situazione. È nato in America, vogliamoci bene tutti noi americani. Invece con la situazione attuale mi sono reso conto di quanto effettivamente l'America non abbia solo un vantaggio competitivo in termini di filosofia, di business, piuttosto che di sistemi che permettono dal lato giuridico o infrastrutture di creare business, ma anche un vantaggio geografico. Adesso che siamo in tempi di guerra, se voi provate a immaginarvi un qualsiasi generale nel mondo che si sveglia una mattina e dice «Cosa voglio fare oggi? Invado l'America». Come fa a invadere l'America con le tecnologie che ha a disposizione oggi? Cioè, deve andare o dal Messico o dalla Russia, che per carità, oh, attenzione, c'è la Russia, ma se andate a vedere il confine c'è quest'isoletta nel mezzo, ghiaccio dappertutto, lì ora che fanno un'invasione arrivano da qualche parte, no, non se ne esce vivi praticamente. E quando c'era stato negli anni 60 un po' di maretta con la crisi missilistica di Cuba, che era stata prima dell'occasione attuale, l'occasione in cui siamo andati più vicini ad un conflitto atomico, era perché la Russia voleva utilizzare Cuba come possibile base missilistica per tenere in scacco gli Stati Uniti. Ma a parte queste piccole eccezioni, poi gli Stati Uniti sono praticamente impenetrabili ad un'invasione tradizionale, chiamiamola così. Ci sono poi mille modi per attaccarli, che ne so, cyberattacchi, piuttosto che i terroristi negli anni 2000 l'hanno fatto, hanno dimostrato che è possibile. Poi anche lì l'America si è un po', diciamo così, corazzata anche da questo punto di vista. Ma il corollario di tutto questo è che uno che investe come Buffett in America può farlo perché ha la ragionevole certezza che se il suo business non è un disastro, e anzi è un business macchina da soldi, il sistema in cui si trova lo protegge anche dai rischi di devastazione, che sono quelli che invece potrebbero capitare in altre nazioni del mondo. Quindi era una cosa che non avevo mai pensato, ho trovato interessante viverlo, non riciclarla, ma riadattarla alla situazione che stiamo vivendo oggi. Mi ha dato la palla perché per affrontare un concetto molto importante. Allora, a parte che c'è questo discorso in America, c'è questa storia della famosa multinazionale nata nel garage di casa. Allora, Lore, sti cazzo di garage che c'hanno questi americani, c'hanno qualcosa di fare business. Allora, esatto, c'è sta roba qui del garage, allora dobbiamo importare il garage americano, come se non ci fosse un domani, importiamo anche noi in Italia questi garage, evidentemente tutte le multinazionali vengono fatte lì, non so che aurea, come sono fatti questi garage qui, non lo so, ma comunque a parte le battute. A parte quella di Buffett, che non è nata in un garage, è l'eccezione. Esatto, sì, lì un po' più di garage, azienda tessile, compagnia cantante. Aveva il capannone. Sì, no, il capannone, nata nel capannone, esatto. E questo discorso è molto importante, sì, certe volte esce questa diatriba, questa discussione, cioè, cavolo, ma se Buffett fosse nato in Italia, se Musk fosse nato in Italia, non avrebbe fatto tutto questo successo. Ma su questo, diciamo che non ne sono così sicuro, perché, vedi, anche Musk, per dire, è nato in Sudafrica. Poi, quando ha visto che evidentemente gli stava stretto quel posto lì, è emigrato dove lui poteva dare sfogo alla sua incredibile genialità. Quindi anche qui in Italia che geni abbiamo avuto? Uno fra tutti, Olivetti. Poi vabbè, la storia, cioè Olivetti ha insegnato l'informatica agli americani. Cioè, ci rendiamo conto di che tipi di geni abbiamo avuto. Poi per un discorso, non lo so, di
politico, culturale, qualcosa si è rotto e oggi magari che potevamo avere dei grandi gruppi industriali, anche noi non ce li abbiamo, lì poi sai sono molte le dinamiche, ma io credo che alla domanda appunto se Musk o Buffett fosse nato in Italia, io credo che sarebbero semplicemente emigrati, cioè sono menti quelle che tu non puoi confinare, sono menti talmente eccelse, talmente con una visione folle che si vanno a cercare l'ambiente dove, diciamo, libero, diciamo, dove c'è una libertà di espressione, non solo, non dico libertà di espressione a livello di parola, cioè libertà proprio di espressione dei pensieri, dove nessuno ti mette un limite, non c'è una giurisdizione, non ci sono delle leggi troppo costrittive, una tassazione troppo elevata, come ad esempio abbiamo in Italia. Sarebbero emigrati in quel posto lì, quindi secondo me magari all'inizio stavano qui. Gli Stati Uniti, un altro vantaggio che hanno, che secondo me non hanno tante altre nazioni, è il fatto di avere un mercato interno molto grosso. La Cina magari sì, ha questo tipo di mercato adesso, sono molti di più, ma il loro potere d'acquisto è ancora limitato rispetto a quello degli americani. Questo cosa significa? Che se uno ha una buona idea in Italia, funziona alla grande per 60 milioni di italiani, ok, ma se uno ha un'idea che funziona per 300 milioni di americani e poi in qualche modo si possono pigliare anche gli inglesi perché parlano la stessa lingua e poi gli australiani, poi magari già che ci siamo ce lo traduciamo pure in spagnolo per anche quella è una lingua ben... si arriva in un attimo, si parte già da un mercato molto grosso e quindi per natura competitivo, e chi vince nel mercato americano poi tende ad avere anche una marcia in più a livello globale, perché non per colpa di nessuno, ma molte nazioni hanno dei mercati molto più frammentati. Si parla tanto di Unione Europea ed è vero che effettivamente è un'unione economica, però c'è uno spostamento di fatto di persone che è possibile teoricamente in ogni momento, ma in pratica se io domani mattina decidessi di lasciare l'X-Invest e andare a lavorare in Finlandia per fare la stessa cosa, incontrerei tutta una serie di ostacoli, tra cui quello linguistico. Certo. Il fatto che non ci sia una lingua comune, cioè, anzi c'è l'inglese, ma adesso l'Inghilterra è fuori, quindi vabbè, c'è questo un po' il paradosso dell'Europa con la lingua della nazione di cui non fa parte, è una di quelle ragioni per cui certi tipi di aziende fanno fatica ad espandersi. Poi magari, vabbè, nel nostro caso è un po' particolare perché siamo un'azienda di servizi, quindi è ovvio che serve avere perlomeno la padronanza della lingua della nazione in cui vai a vendere. Se vendi sedie, magari non è così importante impararsi il finlandese o questa o quell'altra lingua, però anche lì è riduttivo. Da questo punto di vista, un altro dei vantaggi che ha l'America di avere un mercato molto grande con persone che hanno un potere d'acquisto molto elevato. E anche questa mentalità nel poter spendere, che magari non hanno tanti in Europa, dove io personalmente la preferisco essere tutti un po' più risparmiosi, in America non si fanno problemi a comprare per testare cose, corse alle carte di credito, ci sono ancora un po' situazioni di questo tipo. Ricorso eccessivo al debito, sì, ma comunque loro è un 60 e passa del PIL basato sui consumi interni, quindi sì, sono molto forti da quel punto di vista. Ma guarda, lo vediamo semplicemente anche dal mercato dei capitali che rappresentano nel mondo. Gli Stati Uniti sono sempre stati quel rifugio, tra virgolette, dove il mondo andava a parcheggiare i propri capitali. È così in questo momento. Se uno guarda in questo momento che cosa sta succedendo sugli indici azionari mondiali, si vedrà che l'Europa, gli indici azionari europei sono un po' più deboli degli indici azionari americani, proprio perché questa paura che c'è adesso spinge molti grandi investitori a switchare un po' di posizioni verso l'America, ma è sempre stato così anche durante la prima guerra mondiale. Cioè si considera allora che tre quarti delle guerre nella storia sono scoppiate in Europa, a livello di continente. Che hanno avuto gli Stati Uniti, diciamo così, in casa loro è stata una guerra civile, quindi quella vecchissima, prima che gli Stati Uniti fossero Stati Uniti, quando c'è stata la guerra di indipendenza con l'Inghilterra, ma una volta passato questo scoglio, poi l'unica grossa guerra che hanno avuto gli Stati Uniti, perlomeno spero che qualcuno poi, correggeteci a staff, chiocciola l'X-Invest, c'è stata qualche altra guerra che non conosciamo. Però la guerra netto,
Esatto, al netto delle guerre che hanno scatenato in giro per il mondo, ma sono sempre state lontano da loro. Noi stiamo parlando Sì, proprio di sì, sì. una situazione come adesso abbiamo in Europa. Cioè, vedi, è come se adesso gli scoppiasse una guerra in Messico. Forse sarebbe un problema. Quindi ecco, questo è un aspetto molto importante. Durante la prima guerra mondiale in Europa i capitali si spostarono in America. Quindi lì hanno avuto un vantaggio. Hanno avuto un vantaggio enorme perché le loro aziende si concentrarono sulla produzione di tutto quello che poi serviva per gli armamenti, per anche il discorso della post-ricostruzione. Quindi c'è questo aspetto e loro attualmente, anche in questo momento, si stanno avvantaggiando enormemente di questa cosa, anche guardando semplicemente il cambio euro-dollaro. C'è un dollaro che è molto forte e questo significa che il dollaro è una valuta che è considerata la valuta di rifugio mondiale, non so per quanto rimarrà. Ancora, vista questa spaccatura a livello mondiale che si sta creando, che quindi spingerà molti paesi dell'est del mondo a crearsi una propria, diciamo, commerciale con la propria valuta e non più col dollaro. Però comunque, per ora, se l'investitore ha paura, mediamente parcheggia sul dollaro, non per forza su azionario, ma anche su obbligazioni, USA, su Esattamente. cose di breve termine, quindi tappura, dollaro però. Quindi loro si avvantaggiano enormemente di questa cosa e quindi anche a livello di investimenti poi è normale, ma basta guardare la composizione di uno degli ETF più importanti al mondo, l'ETF MSCI World, che contempla al suo interno, correggimi se sbaglio l'ora, ma stiamo parlando di 1700 e qualcosa azioni, Sì. 60% Più o sono azioni meno, americane. è arrivato anche a picchi più alti, però sì. E Poi Berkshire, la ribilanciano società però. di Buffett, è uno dei componenti più importanti di questo indice. Le prime 10 aziende, 15 direi, ma forse anche 20 sono americane. Questo signore la dice lunga su quanto sia la loro egemonia sia ancora presente nel mondo. Quindi sì, bisogna considerare questo fattore. Quindi per ritornare a Buffett, è chiaro che Buffett in questi anni si è avvantaggiato enormemente, in questi ultimi 50-60 anni di prosperità. Certo, è stata prospera l'Europa, tra l'Europa e l'America, non lo so, però è stata lì la sede. Poi delle maggiori innovazioni, cioè la Silicon Valley ce l'hanno lì adesso in America. Quindi sì, è nato in un ambiente chiaramente ultra florido, Che a ecco, come si livello può di dire. famiglia, tra l'altro, era anche in una famiglia abbastanza agiata che è riuscita a gestire bene la crisi del 29, che è stata una di quelle crisi che è stata molto problematica per l'America. Warren Buffett invece se l'è cavata, quindi c'è questo secondo livello di vincere la lotteria delle nascite, non solo la nazione migliore del mondo per le sue capacità, ma anche una famiglia che da questo punto di vista era stabile a sufficienza da non doverlo fare o nel non doverlo fare preoccupare nell'andare a prendersi soldi per mettere il pane in tavola. E da questo punto Quindi di vedi, vista l'investo come Buffett, se vedi che non ha senso. Non ha senso perché vorrebbe dire replicare tutte queste condizioni, ma non replicarle in un anno, 2, 3 anni, replicarle nell'arco della sua cioè per i prossimi 50 anni, capite che è impossibile. Sì, giusto per capirci, vabbè. per replicare le condizioni in cui Buffett ha investito, dovresti togliere internet. Partiamo da lì. Per la Certo. maggioranza del tempo togliete internet. O anche il discorso delle informazioni. Buffett ha operato in un contesto dove le informazioni mica erano come oggi, ma dove c'erano, non dove c'era un'abbondanza, di cui il 99% sono fake news, chiaramente, ma ha operato in un contesto dove le informazioni non c'erano, dove Sì, l'informazione era sì, sì. sul giornale e la sapevi 2, 3, 4 giorni dopo, hai capito? Quindi vedi anche Oppure questo lui si aspetto qui, spulciava questi Marco. enormi report di Morningstar, mi pare che ci fosse Assurdo, già sì. all'epoca, erano dei tomazzi che non si leggeva nessuno, lui leggeva e diceva, ah, questi mi sembrano interessanti, e poi partiva con la seconda fase di analisi del business, che è un altro dei punti secondo me da imparare da Buffett. Leggere i bilanci è importante, ma non basta. È un po' quello Non che dice anche basta. Luca sul gruppo aperto. Se bastasse fare analisi fondamentali, ti leggi un bilancio, quando vedi qui dici, ah, costa poco, flussi di cassa proiettati sono questi, va bene, quindi l'azione vale questo, adesso prezza di meno, la compro, tutti i ragionieri sarebbero miliardari. E invece non è così, perché in realtà il mercato azionario è tutta una componente di fattori, c'è la componente di analisi fondamentale, c'è una componente storica, che anche lì Buffett aveva detto, se fosse solo storia, uno storico sarebbe miliardario, neanche quello succede, però è Certo. un elemento che deve essere conosciuto. C'è un elemento di psicologia, che è psicologia sia degli investitori, quindi tutti gli altri attori.
che investono in un determinato momento con obiettivi diversi, orizzonti temporali diversi, che la tua psicologia di investitore personalmente. Se non sai gestire i ribassi, non importa quanto tu sia bravo a selezionare un'azione, finirai per perdere un sacco di soldi. È una delle cose che diceva tantissimo anche Buffett, l'ha ripetuto nella maggioranza delle sue lettere. Di nuovo, sembrava falsa modestia, invece poi ci sono stati degli episodi che hanno effettivamente confermato quello che sto per dire. Buffett diceva, se tu sei troppo intelligente, lui faceva un esempio con il QI, si può discutere se il quoziente intellettivo sia o meno una misura di intelligenza, per comodità facciamo finta che lo sia, lui diceva, se tu hai un QI di 150, dove la media è 100, e sei convinto però di avere un QI di 200, nel mondo degli investimenti vai tranquillo che finirai per perdere un sacco di soldi, resterai troppo sicuro di te, utilizzerai la leva, andrai a comprarti roba che non ti devi comprare perché uno l'hai capita fino in fondo, il livello di rischio è troppo alto. Quei 50 punti lì dagli pure a qualcun altro, perché nel mondo degli investimenti ti daranno solo fastidio. E uno dice, ma no, ma non è possibile. Come può una persona intelligente fallire nel gioco dei mercati finanziari? E l'esempio più classico che è arrivato negli anni 90 a dare ragione a Buffett è stato quello del long-term capital management. Un fondo fatto da premi Nobel dell'economia, che di nuovo anche qui c'è gente che discute sul premio Nobel per l'economia, che è un po' una taroccata. Non erano gli ultimi arrivati, erano persone stimate a livello universitario che avevano passato la loro vita a studiare formule e controformule di macroeconomia piuttosto che di econometria, scusate, non mi veniva il termine, e si sono trovati in una situazione in cui avevano un fondo, questo long term capital management, che investiva secondo questa filosofia di fare tanti investimenti su situazioni ritenute sicure, e siccome erano ritenute sicure, con sicure stiamo parlando di una certezza quasi del 100%, investire usando tantissimo margine, quindi debito, per portare a casa un sacco di soldi. È un po' una di quelle situazioni in cui dice, se guadagno solo l'1%, però uso un capitale a leva di 100 volte, guadagno il 100%, giusto per dare un po' un'idea. Questo era quello che facevano loro, perché con il loro sistema erano convinti di trovare sempre le situazioni con il quasi 100% o addirittura 100% di possibilità di avere successo. Fino a che è capitata una crisi, tra l'altro di nuovo, causata, no, non è stata causata dalla Russia, ma coinvolta anche la Russia nel 97. Crisi dei mercati emergenti, sono successe cose mai successe prima, guarda caso, sui mercati finanziari. Questo fondo, Long Term Capital Management, è fallito e aveva così tanto debito e margine che quasi si è portato dietro tutta l'economia americana con sé. Quindi immaginatevi che casino hanno fatto 10 premi Nobel che si erano trovati una sera al bar e avevano deciso di fare un fondo per guadagnare e di investire i loro soldi nel modo più efficiente possibile. Ma sì, ma anche Newton, cioè assurdo, quando con la bolla dei mari del sud, allora sai come Isaac Newton, non credo che sia proprio sia stato l'ultimo degli arrivati, eppure non si sa quanti milioni di sterline al cambio d'oggi ha perso con quella bolla lì. Quindi vedi, è proprio per questo l'intelligenza purtroppo do basta. Ti potrei dire che io credo che sì, la psicologia sia la cosa più importante, perché vedi, tu hai parlato di analisi fondamentale, io che sto un po' più sui mercati ti potrei dire che anche l'analisi tecnica, il suo perché, sì, vero, però non ti salva anche quello, neanche l'analisi tecnica ti salva in tutte le situazioni, ma anche se sono pezzi di un puzzle, ma alla fine non c'è nessuna analisi tecnica o nessuna analisi di bilancio che ti può salvare dal fatto che puoi farti prendere da un panico se vedi che ad un certo punto crolla tutto del 15-20%. È proprio lì che si vede. Cioè, come si dice, il marinaio non si fa in un mare calmo, ma si fa il mare in tempesta. Quindi l'investitore di lungo... La situazione è napoletano, vero? L'investitore di lungo si fa con i mercati in tempesta, come possono essere quelli di oggi, che poi noi parliamo, ma non stiamo assistendo del meno 20, meno 30 come due anni fa. Qui siamo ancora nell'ambito di quella che si... Non vogliamo fare... Non siamo ancora in bear market, adesso vediamo se questo video invecchierà male, siamo in ambito di correzione, quindi 10-15% è già... Sui titoli è diverso, perché sui singoli titoli
si vedono anche dei meno 60-70%. C'erano anche prima, soprattutto in America, alcuni, diciamo così, titoli growth che erano cresciuti troppo durante la pandemia, perché si pensava che fossero il futuro. Due nomi che mi vengono in mente sono Zoom e Peloton. Zoom magari lo conoscono tutti, perché l'hanno usato almeno una volta in vita loro per farsi qualche videochiamata un po' a caso. Peloton producono delle cyclette, però super tecnologiche. Io non sono un cliente, quindi non saprei dirti. Non sono stati anche comprati da Amazon, tra l'altro, recentemente. O hanno fatto una collaborazione. Sì, comunque è un business che è esploso proprio perché la gente stava a casa, le palestre erano chiuse, quindi uno aveva la necessità. Vedevi proprio sullo schermo l'allenamento del personal trainer. Ci poteva stare come idea. Il problema qual è? È quando poi la prospettiva del futuro poi si scontra con la realtà dei fatti. Dopo l'economia è stata riaperta e questa magari era salita scontando n volte gli utili, come se veramente tutto il mondo dovesse stare a casa per i prossimi 100 anni e tutti compravano la cicletta o il tapirulana. Ecco, quando si verifica quello, non è che ti salvi con l'analisi di bilancio o con l'analisi tecnica, è un discorso di che cosa ha scontato il mercato contro che cosa invece è la realtà. Ecco perché dico che è proprio difficile, per quanto riguarda anche l'investimento in azioni. Anche Buffett è una buona compagnia, comunque, perché anche Buffett ha fatto parecchi errori nella sua carriera di investitore, quindi assolutamente uno degli ultimi, non so se chiamarlo errore, però è stato legato un po' anche dalle sue scelte di investimento successivo, è stato quello di non capire l'importanza del Covid su quello che sarebbe stato il mondo borsistico nei 2 anni in cui abbiamo avuto questa pandemia con noi. Quando era uscito la lettera di febbraio 2020, il Covid era già, diciamo così, aveva preso piede in Italia o comunque in Europa, stava cominciando a diffondersi, ma Buffett non ne aveva praticamente parlato. Infatti per il podcast di oggi mi ero andato a rivedere gli spunti della lettera nel 2020 e avevo sorriso dicendo: ah, questo è invecchiato male, il fatto che non ne abbia assolutamente parlato, l'abbia considerato come un qualcosa che di non particolarmente influente, perché è vero che i mercati poi si sono ripresi, ma al tempo stesso ci sono state delle opportunità di fare soldi che sono aperte e chiuse magari in periodi di tempo molto corti, di cui non è stato in grado di approfittare, o addirittura aveva fatto questa operazione sulle linee aeree dal 2016 in poi, aveva accumulato sulle linee aeree principali americane delle posizioni importanti e poi ha chiuso tutto sui minimi dell'epoca, non si sapeva che sarebbero stati i minimi effettivi nel 2020, dicendo: non sono in grado di capire quello che succederà al settore delle linee aeree, e ha portato a casa una perdita molto importante. Per carità, perdita che poi è stata ampiamente ricompensata da altri investimenti positivi, uno su tutti Apple, su cui sono andati avanti a ingrandire la partecipazione. Però un modo per dire: attenzione, perché anche uno dei talenti più grandi che siano mai esistiti nel mondo degli investimenti ha fatto errori di valutazione. Questi sono i più visibili. Cioè, si vede subito che se hai comprato un'azione a 50 e la vendi a 25, hai perso la metà. Male. Cioè, però Buffett nelle sue lettere ha parlato tanto anche dei cosiddetti errori di omissione, ovvero quelle volte in cui avrebbe dovuto comprare una società perché ne capiva a fondo il business, gli piaceva, però alla fine aveva deciso di non comprarla per magari un prezzo leggermente troppo alto, piuttosto che altre situazioni in cui non si era reso conto che il mercato era cambiato molto velocemente, ma voleva andare avanti a portare avanti le sue scelte. La stessa Berkshire Hathaway è stata un errore, perché era una società attiva nel tessile, comprata secondo la filosofia: le azioni hanno dei multipli molto vantaggiosi, però si è scoperto dopo che questo business era un buco nero di soldi. Bisognava continuare a comprare nuovi macchinari per avere gli impianti sempre più moderni, i margini erano molto risicati e Warren Buffett si era messo anche un po' in un casino, perché non poteva vendere questo business senza far saltare una rivolta popolare di quelli che erano i suoi dipendenti dell'epoca. Pochi sanno che aveva avuto l'opportunità di vendere quel business un paio di anni prima che tutto questo processo diventasse evidente, però si era rifiutato di farlo perché all'ultimo momento gli era arrivata un'offerta che era tipo un ottavo di dollaro più bassa sul prezzo operazione, cioè, che col senno di poi erano di quelle offerte con cui tu ci baci le mani, lasci un business che ti ciuccia i soldi e reinvesti in altre cose. In pratica questo tipo di errore
invece è costato molto caro. Poi ci è costruito sopra un impero, ciò nonostante, perché le sue scelte giuste hanno ampiamente compensato questi errori, ma non, per chiunque voglia investire in modo attivo, perlomeno per la parte speculativa, non aspettatevi mai di non fare errori. Li ha fatti pure Buffett, non ci si scappa. Sì, questo è quasi un monito, Lore, assolutamente. Fa pensare perché noi non è che non demonizziamo assolutamente l'investimento in singola azione, assolutamente quella parte speculativa. Anzi, deve esserci noi. Abbiamo una membership basata su questa roba qui, però è chiaro che deve essere fatta con un grano salis, contemplandone i rischi, capendone appieno i rischi che ci sono, abbassando le aspettative, sapendo appunto, essendo consapevoli che se grandi investitori come Buffett, cioè non stiamo parlando di uno qualunque, stiamo parlando di The King, è riuscito a fare quello che ha fatto, ma appunto, come appunto hai spiegato, è passato dagli errori. Tu pensa che cosa può fare un piccolo investitore dalla propria casa col computerino e vai lì e provare a battere il mercato. Può farlo, certo che può farlo, con una piccola parte del capitale, può andare bene, può andare assolutamente bene, ci possono essere degli anni che può andare bene, ma sempre applicando un money management, diciamo, non deve essere troppo restrittivo, ecco, le posizioni possono anche essere fatte fluttuare senza problemi, però se viene fatto su un capitale che comunque, anche se fluttua, ti fa dormire la notte, non vedo perché uno non debba farlo. Sul fatto poi questo è un altro dibattito, ho fatto benissimo a ricordarlo. Come esseri umani siamo tutti un po' attratti verso il concetto di sicurezza. Ci sono questi studi dell'economia comportamentale che dicono meglio avere l'uovo oggi e la gallina domani. La risposta è sempre l'uovo oggi, certo. Però Buffett, un'altra delle scelte che ha fatto nel corso della sua carriera, è stato dire non mi interessa avere dei rendimenti, in inglese la parola è lampi, chiamiamoli magari variabili per tradurlo bene in italiano, e che per qualche anno siano dei rendimenti negativi, purché so che nel lungo periodo la somma totale dei rendimenti che porto a casa è di più rispetto a quella che avrei investendo in prodotti più sicuri. È un po' il principio che sta alla base dell'investire in azioni anziché le obbligazioni. In linea di massima, perché i rendimenti delle azioni salgono e scendono, sono molto variabili, diciamo così, le azioni tendono a fare meglio delle obbligazioni. Però anche all'interno delle azioni ci sono azioni più o meno volatili, azioni di settori che sono magari più ciclici, penso ad esempio al settore bancario piuttosto che quello che delle assicurazioni, due dei settori prediletti di Buffett. E Buffett ha sempre avuto un approccio molto pacato a questo tipo di settori, ha detto va bene, non mi interessa se per un paio d'anni ci sono anche delle perdite oppure delle situazioni molto negative, quello che mi interessa è che sul lungo periodo si riesca a portare a casa un rendimento attraverso più cicli che sia più alto rispetto a magari un rendimento più monotono. Certo. Uno dei suoi business più di successo che quasi non si era comprato di nuovo perché era un po' tirchio Warren Buffett, quindi sui decimi di dollaro era sempre un po' lì, non voleva cedere, è Sea Candy, diciamo che è un po' un, per voler super semplificare, l'equivalente dei Mon Cheri o Ferrero Rocher, questi cioccolatini, era una versione americana di questo tipo di business, e quando lui andava a spiegarlo nelle lettere diceva questo business perde tipo per 9 mesi all'anno e poi fa i soldi nel periodo di Natale e di San Valentino, questi sono i 3 mesi durante cui questo business fa i soldi, gli altri 9 poi perde continuamente, ma a me non interessa perché so che comunque nei 3 mesi si porta a casa tanto quanto ha speso nei 9 e molto di più, che poi posso usare per i miei altri business e questo tipo di situazioni. Sì. Ed è una scelta non comune. Tanti continuano a scegliere la sicurezza quando si parla di soldi. Non è un caso che tanti italiani ancora oggi gli venga un mezzo infarto quando gli si parla di azioni. Ma poi vanno su e giù, ma cosa faccio? No? Magari ci si sovraespone su cose che sono considerate sicure, impossibili, capito, che possono... è possibile che possano fallire, trascurando completamente il rischio di coda, quindi quello che diciamo hanno trascurato i premi Nobel di cui parlavi prima. E il rischio di coda fa male, cioè la parte finale della gaussiana, se volessimo prendere. Vediamolo magari in termini proprio facili per chi non è familiare con il concetto. Cos'è il rischio di coda? Insomma, sono i famosi eventi sigma, quelli di cui parla Taleb, cioè il rischio inenarrabile, quello che
nessuno considera, perché c'è un bias che si chiama, l'ho studiato da poco ma è molto interessante, si chiama bias della normalità. Il bias della normalità fa in modo che le persone sottovalutano i rischi, perché mediamente le persone non amano pensare alle cose brutte, che cose brutte che possono capitare da un momento all'altro, le sottovalutano, quindi non prendono precauzioni. Più che altro dà fastidio proprio pensare a una roba del genere. Tu guarda la cosa che sta succedendo adesso in Europa. Ma chi l'avrebbe mai detto che uno scenario così? Adesso perché c'è il panico? C'è il panico perché è una roba che tu vedevi lontanissima, vuoi che succeda, e fra un po' ce l'hai fuori dalla porta di casa. Se tu non ti proteggi da questa cosa qui, ma ti potrei fare mille esempi, come il discorso dell'assicurazione sulla vita, dell'assicurazione sugli infortuni. Vabbè, tanto non succede. Ma il problema non è che se non succede, bene che siamo contenti, però è se succede. Trascurare queste cose qui, trascurare la parte finale, diciamo, della gaussiana, l'imprescindibile, il raro, il cigno nero, può veramente minare tutto quello che abbiamo fatto prima. Cioè, lo 0,1 delle probabilità che possa succedere un certo evento ci mina il resto 99,9% del processo. Questa roba è una roba che va evitata assolutamente, però capisco che non... Magari non si può eliminare tutto, perché per definizione un cigno nero è impensabile, quindi... Però diciamo, puoi costruire una strategia, puoi costruire assolutamente una strategia che, diciamo, ammortizzi. Sì. Che contempli il fatto che può succedere quella cosa, che, come hai detto tu adesso, non azzeri completamente il rischio, cioè che in qualche modo ti colpisca, se di striscio chiaramente, ma ti colpisce, ma non ti azzera tutto quanto il processo che hai fatto. Invece la gente... Però tanti rischi poi vengono trattati come cigni neri, ma non lo sono. I rischi che hai citato prima di infortuni, invalidità permanente o quant'altro, non sono cigni neri, succedono purtroppo costantemente. Siamo noi che non vogliamo pensarci e li consideriamo cigni neri. Da questi rischi ci si può difendere assolutamente. Da altri super iper imponderabili non si può, anche pensate, diciamo che ne so, il rischio dell'invasione aliena, nel momento in cui l'ho detto non è più imponderabile, perché ci ho pensato. Quindi davvero il cigno nero, nella definizione più stretta di Taleb, è un qualcosa da cui non ci potremo mai difendere, perché nessuno l'ha mai pensato prima. Però tutto quello che è comunque pericoloso ed è una bassa probabilità, può valere la pena prendere tutta una serie di azioni, non troppo lunga magari, altrimenti si cade un po' lo chiamo paradosso della cassaforte, che rischi di creare una cassaforte troppo sofisticata che poi va effettivamente a rovinarti completamente tutto il resto della tua vita. Immagina, certo. Se tu hai paura che i tuoi soldi si vaporizzino da un giorno all'altro, di nuovo, beh, adesso l'ho detto, però diventi letteralmente vapore, allora li metti in una cassaforte super sofisticata dove sei sicuro che non succederà mai, ma quando devi andare a comprare qualcosa devi comunque aprirti tutta questa cassaforte. Beh, lo so, c'è la moneta online, è un esempio un po' fatto su due piedi, ma il concetto è che anche a livello di protezione dal rischio ci può essere un estremo, e quindi bisogna un po' trovare nel mezzo qual è l'equilibrio giusto per ognuno di noi. Sì, non puoi evitarlo completamente il rischio, ma puoi sicuramente gestirlo. È questo quello che deve fare l'investitore, come in questa fase qui che stiamo vedendo. Si gestisce il rischio, quindi ad esempio in un portafoglio diversificato, sai, molte volte allora esce questo discorso. Vabbè, ma tanto basta che metto tutto sull'ETF dell'S&P 500 e sono a posto. Sei a posto, perché magari può capitare che due anni l'S&P 500 vada giù, e se mettevi dentro un qualcosina di oro, un qualcosina di materie prime che stanno salendo come se non ci fossero domani, magari mitigavi il rischio. Quindi vedi, anche fare tutte queste... vabbè, ma basta che compro due o tre ETF e sono a posto. Sono a posto? No, non è proprio così. Quindi vedi, investire è facile, no, come che dice Buffett, investire è facile, ma non è semplice, pure l'incontrario, cioè, dice molto questa frase. È semplice, ma non è facile. Cioè, i principi sono semplici, ma le applicazioni, i corollari e l'applicazione costante dei principi sono tutt'altro che facili. Vabbè, l'esempio abusato della dieta non lo ripetiamo, ma è esattamente questo tipo di dinamiche. Per magari chiudere un po' il podcast e rifarci un po' questo tipo di gestione del rischio, un altro pezzo importante della filosofia di Buffett è la creazione, ogni qualvolta sia possibile, di un margine di sicurezza. Il modo principale di Warren Buffett di fare i soldi è stato quello di evitare di perderne troppi su scommesse sbagliate. Gli sono andate male, come ad esempio il caso delle linee aeree, ma molte volte
soprattutto durante l'inizio della sua carriera, quando, diciamo così, aveva più possibilità di investire in più azioni perché aveva meno capitale a disposizione, quello che ha fatto molto spesso è stato cercare di comprare delle azioni in business di cui aveva una padronanza, quindi non è semplicemente ho letto il bilancio, fanno i soldi, bravi, ma riusciva a capire chi erano i competitor, riusciva a capire se era un business che era in crescita oppure in declino proprio a livello generale, se il CEO o comunque il dirigente che aveva in mano l'azienda era una persona di valore e capace. C'erano tutta una serie di condizioni, una lista della spesa, chiamiamola così, per super semplificare, se c'erano tutta una serie di condizioni ed in più il prezzo era magari un valore più basso rispetto a quello che aveva stimato da lui, tutto questo insieme di cose costituiva il suo margine di sicurezza, che gli faceva dire magari c'è qualcosa che ho sopravvalutato, qualcosa che ho sottovalutato, che ho, cui non ho pensato, ma se le altre cose a cui ho fatto attenzione sono comunque corrette, non finirò magari con un guadagno enorme, ma finirò con un guadagno minimo, finirò andando in pari. E questo concetto del margine di sicurezza è utile per la vita reale, perché si può applicare ad esempio, ok, il tipo di rischi che mi prendo tutti i rischi che non mi mandino in rovina. Ci sono rischi che potrò prendere in modo più aggressivo, perché magari il risultato finale è negativo nel 99% dei casi, ma non mi interessa nulla, è positivo nell'1% e mi cambia la vita. Posso pensare, che ne so, a spammare di mail un sacco di persone si sta cercando un lavoro. Altri casi opposti invece richiederò un margine di sicurezza maggiore prima di prendere un tipo di azioni. E il margine di sicurezza ho voluto citarlo perché tanti oggi lo confondono con il cosiddetto buy the dip, il compra e ribasso. C'è, a mio avviso, troppa attenzione sul prezzo, a meno che non si sia proprio degli analisti tecnici o si facciano analisi sul book e tutte queste cose, si è arrivati un po' alla conclusione che se una società fa un meno 30 c'è già un margine di sicurezza, perché due mesi prima stava a un prezzo più alto, adesso è più basso e si è creato un margine di sicurezza. No, è solo che il prezzo è sceso, ma potrebbe essere sceso anche per ragioni valide. Potrebbe esserci sì un margine di sicurezza, ma nulla vieta che ci sia un'ulteriore discesa del 50, 60, 70%. È successo mille volte anche con le società più solide. Una società come Amazon si è fatta delle discese fino almeno 90 dei massimi dell'epoca. Quindi da questo punto di vista, attenzione a non confondere il margine di sicurezza con un fattore solo, in questo caso il prezzo, perché è quello più facile da vedere, ma per farlo alla Buffett deve avere tutto un insieme di componenti che devono più o meno andare nella direzione che si vuole. Quindi il management deve essere perlomeno competente, o se non sapete già se un management è competente o meno, già non potete investire come Buffett. Quindi già lì, se il business è un business buono o meno, oppure se ci sono dei cosiddetti catalyst, degli eventi che possono cambiare la percezione del resto degli investitori. Tutta questa serie di considerazioni insieme si accumulano in un margine di sicurezza. Come si può applicare però a chi non ha voglia di fare questo tipo di ragionamento e vuole farsi un portafoglio tranquillo di ETF ben diversificati? Non investitevi mai quello che non vi potete permettere. Per esempio, un esempio classico che è successo a un mio amico, poi no, non faccio nomi e cognomi, ma immagino succeda a tanti. Si parte un po' con qualche forma di piano di investimenti, poi ad un certo punto le priorità della vita cambiano. Questo mio amico dopo anni ha deciso che vuole comprarsi casa e adesso si trova in una situazione un po' difficile perché ha investito parecchio, ma al tempo stesso, cioè non è difficile, per carità, sta benissimo, però non riesce a mettere l'acconto che vorrebbe con i soldi che ha messo da parte un po' come liquidità e al tempo stesso non gli va di fare dei disinvestimenti. Quindi si trova in una situazione in cui deve un po' decidere se portare avanti l'obiettivo di lungo periodo oppure se togliere parte del capitale da mercati molto volatili per poterlo raggiungere. Quindi qui un buon margine di sicurezza potrebbe essere invece, ok, magari una parte dei miei soldi non la investo subito in modo super aggressivo perché potrebbe darsi che tra 5-6 anni magari mi voglio comprare una casa o qualche progetto aziendale che voglio far partire, ho un figlio e mi servono i soldi prima, e me li tengo lì, invece sull'azionario o sul resto posso andare aggressivo e tranquillo perché tanto so che davvero quei soldi lì non li toccherò praticamente mai da qui fino a quando andrò in pensione. Quindi si può costruire un po' di margine di sicurezza all'interno del piano di investimenti. Ragionamento simile anche con il risparmio.
quando si fanno magari dei budget, lo so che non lo fanno in tanti, ne avevamo già parlato in un podcast vecchio, Paolo, non so poi quanti abbiano effettivamente seguito il tuo consiglio di fare un po' di budget, molto spesso però si parte con l'idea che, ah ok, quindi spendo questo, e poi si va a vedere a fine mese e si scopre che si è speso molto di più. Quindi un trucco che si può fare è budgetizzare magari un pochino di più di quello che si pensa di spendere, si crea il margine di sicurezza e si è sicuri anche con quel livello di spesa di riuscire a far girare tutto il resto, quindi investimenti, risparmi, eccetera, eccetera. A fine mese si vede, si dice, ah, ok, non c'era bisogno del margine di sicurezza, posso toglierlo, ma meglio dopo un po' di mesi, oppure mi è servito perché questo mese ho avuto queste spese impreviste che non potevo prevedere, ma ho dovuto pagare lo stesso. Quindi è sempre importante seguire questa filosofia. È una margine di sicurezza, tra l'altro, presa dall'ingegneria, quindi un qualsiasi amico ingegnere che ci ascolta potrebbe spiegarlo molto meglio di noi. La ragione per cui i ponti, gli ascensori hanno tutte quelle cifre incredibili, 1.000 miliardi di tonnellate, un ascensore dove ci stanno dentro 3 persone regge 500 kg, si crea una sorta di sicurezza, di modo che anche se il macchinario o il ponte dovesse essere un po' danneggiato, per quello che è il traffico normale o la capacità di trasporto normale, si può comunque andare avanti anche se c'è un livello di danneggiamento, perché il margine di sicurezza era molto grande fin dall'inizio. Ok, significa l'ingegneria. Su questo aspetto mi ha fatto venire una delle sue frasi più famose, cioè il prezzo è quello che paghi e il valore è quello che ottieni. Quindi che si tratti di calzini o azioni, Buffett ama comprare cose di qualità quando sono svalutate. Su questo aspetto lui infatti dice: investo solo nelle cose che capisco. Se uno analizza il portafoglio di Buffett, noi non troviamo cose, business particolarmente complessi, roba di ingegneria aerospaziale, cioè le prime 5 posizioni sono cose che non sono azioni banali, chiaramente, però non sono neanche ultra complicate. Troviamo Apple, Buffett è diventato un tech guru, cioè Bank of America, cioè Kraft Heinz, per dire, Coca-Cola, cioè avete capito, roba è base, cioè prodotti che poi lui anche usa nella sua vita quotidiana, che si vede sempre lì quando va al meeting annuale. Che Robert Meeting fa lo spottone della Coca-Cola. Della Coca-Cola, assurdo, cioè, non si sa quanti dividendi stia guadagnando adesso che l'azione è anche salita. Questa cosa è una cosa importante, e concludo con questo aspetto, e cioè con l'aspetto, sai, di investire come Buffett o come investono oggi gli investitori. Oggi, sai, con l'avvento di questi forum finanziari, discussioni online, le persone tendono a copiare quello che fanno. Ci sono i portafogli, cioè il discorso del copy trading, cioè il portafoglio di un che tu puoi copiare quello che fanno gli altri. Quindi alla fine è la ricetta proprio per il disastro mondiale, perché se uno fa una cavolata, poi lo seguono in altri milioni. Molte persone, la domanda che uno oggi deve farsi quando compra un'azienda, un'azione, è: stai comprando il business dell'azienda o stai comprando il ticker dell'azienda? Perché molti comprano il codice fiscale all'azione, chiamiamolo così. Esatto, il codice identificativo di quotazione. Compri quello o stai comprando il business? Oggi molte persone comprano il ticker, comprano il codice, ma non sanno che cosa stanno comprando. E quando succede questo, il disastro è servito sul piatto d'argento. Perché? Perché viviamo nell'epoca dell'informazione, usa e getta. Per molti era anche una rottura di balle andare lì a andarci a spulciare le informazioni, quindi è molto più facile dire: ah, c'è quel portafoglio di quel trader famoso che magari negli ultimi 2 anni è andato bene, forse anche per fortuna, e copio quello. Però non si investe così. Mi raccomando, investite in quello che conoscete e in un business che voi sapete spiegare anche a uno che non sa nulla di borsa. Ecco, se fate questo, diciamo che potete evitare, almeno non guadagnare, ma evitare almeno errori grossolani. Diciamo che questa cosa che hai detto mi ha fatto venire in mente l'ultima cosa, poi chiudiamo, prevedo che stiamo andando lunghi come nostro. È sempre l'ultima cosa, Lore. Quando c'è la passione non si riesce a... One more thing, alla Steve Jobs. Sto diventando un po' troppe ultime cose, però diciamola perché è un aspetto molto interessante ed è quello che Buffett ha fatto la maggior parte dei suoi soldi stando seduto senza fare troppo. E uno può dire, vabbè, ma lo fa solo perché ha un orizzonte temporale di lungo periodo, sta attento ai business. Vero, ma c'è stato un altro grandissimo speculatore che ha detto
io ho guadagnato di più dallo stare fermo che dal tentare di continuare a entrare e uscire nei momenti giusti. Jesse Livermore è uno speculatore che ha fatto un sacco di soldi durante la crisi del 29, poi purtroppo li ha persi tutti, li ha rifatti. Una vita molto altalenante che è terminata con il suo suicidio, quindi non è raccomandato seguire il suo stile di vita. Era veramente una persona che andava molto lean, molto intensa per quanto riguarda i mercati finanziari, ma da una persona come lui, che è un po' considerata una leggenda dai trader, sentirsi dire attenzione a non voler fare troppo, perché se si tenta di entrare e uscire si finisce solo per far casino e perdere dei soldi, deve far riflettere. Non è solo arrivato da uno come Buffett, che è perfettamente in linea con il suo stile di investimento, ma anche da altri trader che per natura investono molto di più, sono portati a fare molto più operazioni di entrata e di uscita. Ed è estremamente importante perché va un po' contro quello che è il nostro pensare come esseri umani. Noi pensiamo sempre, sono scarso in qualcosa, se mi impegno a sufficienza posso migliorare, se ci metto più tempo, più attenzione, più soldi, riesco a migliorare. Funziona così quasi in tutto, funziona con una lingua straniera, imparare una nuova abilità, vabbè, si può arrivare a dei livelli di tetto, però nel senso, facendo le cose, spendendoci tempo sopra, ci si migliora. Nel mondo degli investimenti non è detto che sia così, o meglio, si può diventare dei migliori analyst di business, quindi si può capire meglio un business più tempo si spende ad analizzarlo, ma questo non significa che automaticamente si diventi anche più bravi a scegliere l'azione ad un determinato prezzo, perché per quello ci sono mille altri parametri da considerare e molto spesso ci sono delle situazioni in cui non importa quale sia l'azione, non si trovano grossi affari. Una delle cose che Buffett ha detto nell'ultima lettera, per il suo modo di investire, non so neanche bene cosa andare a comprare adesso perché mi sembra tutto un po' sopravvalutato. Sarà vero? Boh. Buffett non si è mai espresso proprio in maniera categorica su posizioni di mercato, ma non è un caso che quando ci sia da stare fermo perché non c'è nulla che è vicino al suo stile di investimento, Warren Buffett sta fermo. Infatti adesso ha 144 miliardi di dollari, insomma immensa in liquidità o titoli di Stato americani equivalenti a liquidità, potremmo dire. Quindi da questo punto di vista, chi riuscirebbe a farlo? E soprattutto, facendo anche un passo indietro, avrebbe davvero senso? Io non ce lo vedo il padre di famiglia che sta lì seduto su 100.000 euro e dice ah, adesso aspetto la prossima crisi perché nel frattempo mi studio questi tre business e poi vado all in, così faccio il 1,5 milioni, 3 milioni. Non esiste. No, non perché esiste, ci sono altre cose qui, non lo fanno di lavoro, non ha senso. Però quello che si può imparare è, dato che c'è... Mi immagino che tanti adesso stanno prendendo confidenza con il PAC, quindi fare piani di investimento continuativi di mese in mese. Una volta che si fa quello, poi non c'è da fare né troppo di più né troppo di meno. Qualsiasi decisione che si prenda, aumentare l'importo, diminuire l'importo, basandosi solo sull'andamento dei mercati, espone al rischio di fare errori. E più si decide, più si sbaglia, se proprio vogliamo dirla in termini piatti. Quindi un processo di investimento per un investitore non professionista deve avere tanti aspetti il più automatici possibili, deve togliere proprio l'investitore, non la sua emotività, deve togliere l'investitore dal processo, piano e accumulo automatico, 2 click al mese, se proprio non c'è automatico, e poi ci riaggiorniamo il mese prossimo. Sì. E questo è un po' il modo per combattere questa spinta al voler essere attivi, che Buffett è riuscito più o meno naturalmente a combattere, no? Non mi risulta di situazioni in cui abbia mai sbroccato, abbia venduto di corsa, a parte quella delle linee aeree dopo, vabbè, 60 anni comunque di investimento in cui ha fatto altro, i risultati si sono visti. Poi chiaro, non si diventa ricchi come Warren Buffett, ma per le cifre che si è investito si protegge il capitale nei momenti in cui è più a rischio. Assolutamente. Giusta considerazione. Insomma, ce n'è, quando si tira fuori il personaggio di Buffett, qui si sarebbe per... Ci sono veramente tanti aspetti molto interessanti, poi al di là di tutto possiamo imparare molto. Il 50% degli argomenti della finanza, secondo me, ruotano intorno a quest'unico personaggio, poi molti hanno anche preso spunto, quindi ha veramente contribuito a fare la storia degli investimenti a livello mondiale. Lui, tra lui e Bogle, cioè sono pochi, però hanno contribuito molto. Chiaro. Va bene, dai, direi che
Diciamo, vabbè, non si può riassumere la filosofia di Buffett in un podcast, ma speriamo di avervi dato un po' una buona introduzione, di avervi incuriositi al tema. Se vi è piaciuto, ditecelo e magari ne faremo altri e andremo a trattare altri aspetti che avevamo in scaletta oggi, ma era molto densa, non siamo riusciti a prendere tutto. O in alternativa, per chi mastica un po' l'inglese, il consiglio è sempre quello di prendersi le lettere che ha scritto gli azionisti, sono pubbliche, gratuite, le trovate su internet, basta che scrivete, fate la ricerca su Google in inglese, saltano subito fuori. Leggetevi quelle perché sono un capolavoro di business, di spiegazione del business. Per il resto, invece, vi invitiamo, se ci state guardando su YouTube, a iscrivervi al canale e andare un po' a scoprire tutti gli altri materiali gratuiti e semigratuiti che mettiamo a disposizione. In particolare abbiamo un blog, abbiamo un gruppo Facebook che Paolo ha citato, Wikileaks. Siamo anche, abbiamo la pagina Instagram curata da Matteo Carei, siamo un po' dappertutto. Andate a seguirci sui social che preferite. E se invece siete sul podcast, vi invitiamo a dare un'occhiata al canale YouTube, stiamo facendo un sacco di video interessanti, ruotiamo un po' tutti noi editori e aspettatevi molti contenuti nuovi e inediti prossimamente. Alla Ok, prossima, allora. abbiamo detto davvero tutto, alla prossima, ciao Paolo, è stato un piacere e grazie a voi per l'attenzione. Buona giornata a tutti. Buona giornata.